Allora, sto registrando. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo vlog. E scusate perché sono osservata dal mio fidanzato e in più sono parecchi giorni che non registro un video che non registro. Scusate, ma sono un po' di giorni che non registro più, perciò mi sento un pochettino impacciata e in più c'è il mio fidanzato che mi sta guardando, proprio fissando in questo momento. E tra l'altro mi devo anche sbrigare perché fra poco scenderà la notte e vi faccio vedere dove siamo. Allora, il laghetto ve lo faccio vedere bene dopo. Ora vi faccio vedere la nostra location. Siamo a Biccari, in provincia di Foggia, vabbè, siamo tornati in Puglia e guardate che carina la nostra tenda, è una tenda a tre posti, è la prima volta stasera che la proveremo perché il mio fidanzato l'ha comprata pochi giorni fa da Decathlon e pensate che è una tenda che si monta semplicemente spingendo questo pulsante, cioè fantastica. Voi da chiusa spingete questo pulsante qua e la tenda subito si monta da sola. Poi lì abbiamo messo un filo con due lucine, qua c'è la moto, abbiamo il tavolo con le pizzette, siamo passati da Lidl, abbiamo preso le pizzette, in realtà volevamo, aspettate che giro. Ah, ok, mi fai la luce tu. In realtà volevamo cucinare con delle pentoline proprio da campeggio, poi abbiamo il fuoco, cioè il fornellino con il gas, solo che poi si stava facendo tardi e quindi abbiamo lasciato perdere e siamo passati da lì a prendere queste cose. Perciò noi ora ci mettiamo a cena. Allora, eccoci qua, è scesa la notte, sembra chissà quanto sia tardi, ma in realtà abbiamo appena controllato, mancano 6 minuti alle 19 e già qua è scesa proprio la notte, non si vede più nulla e c'è un'umidità tremenda. Infatti io tra l'altro mi sono messa anche questa felpa, che è quella che avevo preso da H&M, felpata. E però comunque sento un po' di freddo proprio perché è umido e mi si sta anche scaricando la batteria. Ora entriamo dentro alla tenda. È sua la macchina sul parcheggio disabili? No, non ha il cartellino. Io sbattermene di cartellini. Io allora le faccio una multa. Io allora ho. Allora, eccomi qua, ho finito di mangiare il brownies. E comunque la notte, allora siamo alla mattina successiva e la notte è andata benissimo, si sta comodissimi dentro questa tenda. C'è tanto spazio che prima non avevamo perché avevamo una tenda piccolina, che poi comunque era facile da mettere anche in moto, dove deve entrare in moto, ecco la tenda. Guardate che bello, poi laggiù c'è una scolaresca. Non so se ora riuscite a sentire gli strilli. E nulla, comunque siamo stati benissimo stanotte, proprio caldi caldi dentro a questa tendina. E ora mano a mano smontiamo le cose, anche perché qua non c'è il sole, perciò è molto bagnato per terra, è proprio umido, si sente. E quindi smontiamo un pochino il tutto e poi magari andremo un po' più vicino al laghetto dopo che abbiamo smontato la tenda e poi ripartiremo. Guardate che carina. Buongiorno a tutti, io sto proprio pronta qua davanti alla porta di casa, devo solamente mettere la macchina fotografica nello zaino e poi uscire. Oggi è mercoledì, aspettate che però mi tiro un po' più indietro perché non sono molto illuminata, ecco così forse è meglio. Oggi è mercoledì 19 ottobre ed è tra l'altro anche Santa Laura.
Io non lo sapevo proprio, in 32 anni di vita l'ho scoperto tipo una settimana fa, che il 19 ottobre è Santa Laura. E comunque, a parte questo, sono le 9:30 di mattina e le clip che avete visto prima sono della giornata di ieri. Ieri appunto siamo tornati poi qua a casa e oggi il mio fidanzato è tornato al lavoro ed è appunto mercoledì. Non so se l'ho detto, scusate, ma sto in super fretta, mi stanno aspettando le mie amiche qua sotto e stiamo andando a fare un giretto al centro commerciale stamattina. Andiamo dalla mamma? Sì, andiamo adesso dalla mamma. Guarda un po' lì. Andiamo? Allora, eccomi qua, io sono tornata a casa da poco ed è ora di pranzo e mi sono messa a assemblare il pranzo, diciamo, ora vi faccio vedere. Mi sono cambiata e messa subito in tenuta sportiva ginnica perché ho intenzione oggi di riniziare a fare sport. L'ho proprio lasciato andare, sinceramente, in quest'ultimo periodo e ne risento soprattutto qua a livello della cervicale. Ho proprio bisogno oggi di fare un bello stretching e utilizzerò l'aereo Pilates, poi più tardi vi faccio vedere. Pranzo molto leggero, nutriente, ma che appunto non mi faccia venire sonno, perché altrimenti se mangio carboidrati, troppi carboidrati, come sto facendo ultimamente perché io amo i carboidrati, però poi il pomeriggio proprio mi viene l'abbiocco e non concludo molto. Quindi per oggi a pranzo tonno, una scatoletta di tonno. Poi una ricottina che ora condirò con olio e un po' di pepe nero. E poi questi sono semplicemente dei fagiolini che sono avanzati da ieri sera, dalla cena. E questi li ho fatti bollire, poi conditi con olio, aceto e aglio. Poi tra l'altro questi sono dei contenitori che ho preso da Lidl qualche settimana fa, credo sì, forse una settimana e mezzo fa. Comunque ho comprato solamente una cosa, anche se c'erano tantissime cose molto carine, ho solamente questa gonna che è bellissima, dopo ve la faccio vedere, plissettata in raso sintetico però. È bellissimo, di un color magenta acceso, ecco quei colori accesi che vanno adesso. È molto bella, che la posso sfruttare bene sia in estate che in inverno. Comunque, poi questi giorni che sono tornata a casa e che mio fidanzato non c'è stato, poi non ho più registrato nulla, ma semplicemente perché sono stata, a parte che ho lavorato tutti i giorni tantissimo, e poi sono stata in campagna dai miei, sono stata molto con mia mamma. Insomma, nulla, mi sono dedicata alla famiglia e in genere a me comunque sto vedendo, viene molto più spontaneo vloggare quando sto proprio da sola. Perché altrimenti se sto in compagnia mi sembra proprio di rubare del tempo in cui potrei parlare con l'altra persona che invece mi sta aspettando perché sto registrando. Quindi ecco, registro giusto delle clip molto veloci, ma poi preferisco ecco, parlare quando sono proprio sola. E nulla, ecco, e quindi vedete magari che vado quando registro i vlog, faccio shopping oppure non è che faccio molto in quelle giornate, ma è semplicemente perché poi nelle giornate in cui effettivamente lavoro e sono impegnata, poi non registro video, ecco tutto qua. Adesso mi bevo il caffè, poi ho una lavatrice che sta proprio finendo, sento che sta facendo la centrifuga adesso, la stendo e poi devo dare un attimino una sistemata qua alla cucina. Intanto qua ho scongelato la carne per stasera, questa è la carne di vitello proprio di casa e questo in particolare è lo spezzatino. E più tardi poi vedo di farlo con un po' di pomodoro, comunque poi vi faccio vedere.
bucato steso sullo stendino che ora metterò in balcone e aspettate che vi giro. E stavolta mi sono fatta furba perché comunque il tempo fuori è bello, perciò si potrebbe benissimo stendere in balcone sui fili proprio per stendere. Il fatto è che il mio balcone non è mai illuminato dal sole, solamente diciamo in tardo pomeriggio, ma col fatto che le giornate si sono accorciate, i miei panni, insomma, il sole non lo vedono mai. Quindi o stendo la mattina e quindi poi con l'aria calda si asciugano, oppure se stendo dopo pranzo poi non fanno proprio in tempo ad asciugarsi. Infatti vedo il palazzo che sta proprio di fronte al mio, con questi bei balconi illuminati dal sole con i panni proprio a stendere e ad asciugare. E il mio no, sta proprio nell'ombra. E infatti poi in inverno, quando in questa zona di solito è molto molto umida, siamo qua vicino al Gargano, ci sono le montagne qua vicino e quindi rimane molto umida e in inverno è proprio difficile farli asciugare anche proprio in balcone se è una bella giornata, soprattutto se come il mio non ci batte proprio il sole. Quindi in inverno ricorro all'asciugatrice, in estate però così li metto direttamente sullo stendino. E poi lo riporto qua dentro casa in serata se non si sono ancora proprio asciugati. Allora, sono le 17:56. Io sto qua davanti al computer, ma ho finito di lavorare. Diciamo finito no, perché ho ancora parecchie cose da fare, ma per oggi va bene così. Diciamo, ho fatto le cose quelle proprio più importanti che dovevano essere finite entro oggi. E ora però vado in cucina e mi metto a cucinare questo spezzatino che terrò poi sul fuoco circa 2 orette, perché tanto il mio fidanzato tornerà per le 20:40 circa. E poi poco fa mi ha anche mandato un messaggio dicendo che vuole mangiare leggero. Però ormai non si può più scegliere perché la carne l'ho scongelata e quindi c'è lo spezzatino. Non so se può essere definito leggero. Comunque io ancora sto digerendo i fagiolini di oggi a pranzo perché essendo diciamo avanzati da ieri, erano quelli appunto che stavano più sul fondo e quindi si è depositato anche tutto l'aglio che ho mangiato, insomma ne ho mangiato parecchio, c'era parecchio aglio rispetto a quelli che abbiamo mangiato ieri sera a cena e in effetti ho difficoltà a digerirlo e me lo sento ancora proprio sullo stomaco. E nulla, quindi non ho fame, ma ci tengo a precisare che dopo pranzo ovviamente mi sono lavata i denti e ho fatto anche gli sciacqui con il Listerine e passato anche il filo interdentale. Tipo, io sono fissata con il filo interdentale, lo passo sempre, cioè dopo ogni passo io passo il filo interdentale, proprio una fissazione, sì. Solo che mi sento proprio questo aglio sullo stomaco e quindi in realtà non ho molta voglia di spezzatino, ma mangeremo quello stasera e vado a cucinarlo. Allora, io comunque sono super soddisfatta di questo acquisto che ho fatto da Lidl, poi ve l'avevo anche fatto vedere in un video, quel mixer che ha vari accessori. Adesso devo frullare la cipolla, cioè sminuzzare la cipolla con la carota. In realtà ci andrebbe anche il sedano, ma ieri mi sono dimenticata di comprarlo. E vedete, l'ho tagliata proprio a pezzettoni grossi, la cipolla, cioè la carota così e la cipolla anche, in modo che non mi ha neanche irritato gli occhi perché l'ho tagliata proprio in un attimo, l'ho messa subito qua. Poi metto questo tappo, metto questo e guardate, lo facciamo proprio in diretta. Allora, vediamo un attimo. Guardate che spettacolo! E il bello è che è comunque piccolino e compatto, quindi questo ora lo verso subito nella padella e poi subito lo lavo e in un attimo ho triturato il mio mix per il soffritto. Allora, lo spezzatino è in cottura, vedete, l'ho messo proprio a fuoco basso, bassissimo, che così mentre si cuoce lentamente io mi vado ad allenare. Adesso lo giro un pochino e ci ho messo proprio i classici ingredienti che si mettono in uno spezzatino, tranne questo sedano che mi sono dimenticata di comprare.
Ah sì, ci ho aggiunto anche una punta di curry perché a me proprio il sapore della carne non piace molto, quindi lo camuffo sempre con le verdure, gli aromi. Poi ho già pulito qua la cucina, che così almeno quando è ora di cena è già tutto bello e pronto e pulito, e ora accenderò la cappa. Allora, adesso prima di mettermi a fare un po' di sport, di stretching, più che altro stretching stasera farò, vi faccio vedere l'acquisto che ho fatto stamattina, che ho messo proprio qua per terra. Non rende molto ora il colore perché c'è ormai fuori è buio e c'è la luce artificiale che appunto è molto giallognola, però ve lo faccio vedere e vi faccio anche vedere delle immagini su Pinterest proprio per farvi capire un attimo come lo vorrei abbinare. E comunque io vi vorrei chiedere anche scusa per questa acconciatura proprio orrenda che ho per tutto il video, perché comunque mi avete visto con questi capelli legati da l'altro ieri sera, e effettivamente è un po' di tempo che li sto portando sempre legati perché mi stanno proprio pesando, sono diventati proprio pesanti, ho dei capelli molto grossi, spessi io. Non ho fatto in tempo ad andarli a spuntare dal mio parrucchiere di fiducia, quindi ora devo trovare qualcuno qua in zona che me li tagli e vorrei proprio tagliarli e sfoltirli, mantenere la lunghezza. Quindi appunto è una cosa che conto di fare nei prossimi giorni. E poi invece ho comprato proprio in un negozio di parrucchieri una tinta, una colorazione tono su tono, perché questo ora vabbè, orrendo con questa luce artificiale, ma è proprio il mio colore naturale, tutto proprio, non l'ho mai tinto, ma l'ho fatto ricrescere che saranno 3 anni, 3 anni e mezzo, perché io comunque in passato ho fatto mille esperienze su questi capelli, ma poi mi sono decisa a farli ricrescere proprio del mio colore naturale. Ora però ho qualche capello bianco qua e là e quindi però vo vorrei mantenere questo colore. Ho preso questa tinta senza ammoniaca che voglio fare qua a casa dopo averli spuntati, quindi magari nel prossimo vlog faremo appunto un vlog dedicato ai capelli, magari sarebbe carino vedere il prima e il dopo. Allora, questo è il negozio, si chiama così Candida. Io questo sinceramente l'ho visto solamente qua in Puglia, non so se c'è anche in altre regioni. E la gonna è così, ma purtroppo non rende per niente ora con questa luce artificiale. Il colore è meraviglioso, è un ciclamino proprio scuro. E il tessuto è un raso sintetico ed è, vedete, tutta a pieghe. Allora, per farvi capire l'abbinamento che voglio fare, ecco, vi faccio vedere questa immagine che ho preso da Pinterest. La gonna sembra proprio la stessa, anche se non è della stessa marca. E infatti lì in negozio stamattina cercavo proprio un maglioncino fatto così, proprio dello stesso colore, per non fare lo stacco di colore, avere un unico colore, ma giocare molto sul lucido della gonna e con l'opaco e il morbido, ecco, del maglioncino sopra. E quindi devo cercare un maglioncino dello stesso colore, ma non credo sarà difficile perché è un colore che va molto di moda quest'anno. E poi anche gli stivali, io fatti così in realtà non ce l'ho. Ho tantissimi stivali, cioè tantissimi, ho un po' di stivali neri, ma non ce l'ho fatti con la punta, con il tacco a spillo e alti sulla gamba, ce l'ho a tronchetto. Però mi piaceva proprio questo effetto di gonna lunga con gli stivali alti sotto, ecco, e non mettere il tronchetto, che anche in realtà però ci starebbe bene. La gonna, calcolate che c'era anche di questo bellissimo verde, che in realtà poi ho trovato questa lì vista in negozio, poi non sapevo bene come abbinarla. Poi ho visto questa immagine su Pinterest e devo dire che con gli stivali così color cuoio, che io non ho, ma devo trovare perché mi piacciono molto per l'autunno e inverno, devo dire che questo look anche per esempio non mi dispiace affatto. Ecco, oppure così, vedete, con proprio il tronchetto, però secondo me con lo stivale a gamba alta è più chic. Però col tronchetto, il tronchetto ce l'ho, potrei ricrearlo tranquillamente.
Oppure una cosa che mi piace molto, ah, vedete anche questo, che bello. Mi piace molto, ecco, una cosa così, quindi il maglioncino nero, lo stivale nero e poi la gonna che non ce l'ho fatta così, leopardata oppure con qualche stampa. Non lo so, mi sono fissata con queste gonne fatte così per questo autunno-inverno. Per stasera ho scelto questo video qua. Questa ragazza mi piace tantissimo, fa dei video proprio degli allenamenti fantastici, però tutti con l'aeropilates o il reformer, che è questo che vedete, che ha lei, vedete è più grande. E stasera però appunto, visto che ho abbandonato per un po', inizierò solamente con dello stretching di 20 minuti che lavora proprio sulla postura. Questo è il mio aeropilates, l'ho aperto già qua in sala, vabbè, lì c'è pure lo stendino, non ci facciamo mancare nulla. Allora, aeropilates fatto. Prima nel frattempo avevo già spento lo spezzatino perché è pronto. Qua dentro casa c'è un gran odore di cucinato proprio, infatti ho aperto anche la finestra e il mio fidanzato dovrebbe arrivare a breve, quindi ora farò anche un'insalatina fresca e poi ci mangeremo un po' di questo spezzatino. Eccolo, è arrivato. Questo è lo spezzatino e ora ci mettiamo a cena. Allora, io sono nel letto, mi sono docciata e la cena comunque, cioè lo spezzatino intendo, era molto buono, buonissimo, è venuto molto bene veramente. E nulla, adesso è abbastanza tardi, non so bene di preciso che ore siano. Comunque, io mi sto per mettere a leggere qualche pagina di questo libro di Banana Yoshimoto, che a me piace proprio tantissimo lei. E questo libro si intitola Sonno profondo e non ho mai letto, ma comunque è un libricino e molto piccolo. E leggerò solamente alcune pagine, però, perché sto aspettando che il mio fidanzato comunque mi fa troppo ridere questa cosa che dico sempre il mio fidanzato. Come se non avesse un nome, ma comunque si stava fumando una sigaretta con un suo amico e lo sto attendendo, eccolo, lo sento arrivare, perché poi ci mettiamo a guardare un nuovo episodio, cioè dobbiamo finire l'episodio di numero 3 di The Watcher e vi faccio vedere. Noi lo guardiamo qua, siamo in camera e questo è un proiettore che scende giù dal soffitto e ce lo guardiamo qui. Quindi stiamo guardando The Watcher e nulla, avevamo iniziato questo episodio qualche giorno fa e ora finiamo di guardarlo. E nulla, quindi io vi saluto, spero che questo vlog un pochino sconclusionato perché vi ho portato un pochino qua, un po' là, insomma abbiamo fatto parecchie cose in questo vlog, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo poi nel prossimo vlog, ciao!